Presidente Franco Amadeo, come abbiamo detto, un'attività, un evento culturale nell'entroterra è occasione per parlare di sviluppo comunque a 360 gradi, anche dal punto di In vista. questo momento veramente parlare di sviluppo ogni tanto diventa difficile, ma fortunatamente abbiamo ancora aziende molto sane, come quella che ci ospita oggi qui. Abbiamo aziende che sanno portare avanti il nome del nostro territorio, il settore agroalimentare va molto bene e quindi noi puntiamo su queste risorse, su queste capacità, su un ritorno a un recupero dei nostri uliveti, sul ritorno al recupero del nostro entroterra, che è un punto di forza. Noi dobbiamo avere la capacità in Italia di saper riprendere un cammino di sviluppo del territorio, sviluppo del paese. E in provincia di Imperia noi sappiamo bene cosa dobbiamo fare e la coniugazione tra l'entroterra e la costa, il turismo, l'agricoltura, l'agroalimentare, la dieta mediterranea sono i nostri punti di forza. Su questo stiamo lavorando, stiamo mettendo delle risorse, ne metteremo ancora di più come Camera di Commercio per aiutare coloro che veramente stanno continuando a dare lavoro alle persone del nostro territorio e danno speranza perché questo territorio continui a vivere così come deve ancora e deve continuare a vivere il nostro paese, la nostra Italia. Io sono convinto che ce la potremo fare in un clima di ripresa che mi auguro che almeno possa vedere la luce alla fine di questo 2014 con un 2015 che poi possa essere soprattutto foriero di buone speranze per i giovani che hanno bisogno veramente di trovare lavoro e per quelli che oggi lo stanno perdendo.